Buonasera, buonasera a voi. Nel pomeriggio ho avuto modo di leggere un post da parte di una persona che si chiedeva se era ancora giusto rispettare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora guardate, io ho sempre ritenuto che le istituzioni vadano rispettate, però è altrettanto vero che, come in tutte le cose della vita, c'è un limite. Perché noi nella storia sappiamo che ci sono stati capi di Stato che si sono macchiati di crimini orribili, dittatori anche sanguinari, ed è evidente che nei confronti di questi non si può parlare di rispetto. Ora, veniamo alla nostra situazione, al nostro paese, che evidentemente secondo me non riguarda soltanto il capo dello Stato Sergio Mattarella. E cioè, è stato superato un certo limite oppure no? Io ritengo francamente che questo limite ormai sia stato abbondantemente superato. Ora, si è sempre tanto parlato che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si attiene ed è costretto ad attenersi alla Costituzione, ragione per la quale, ad esempio, 18 mesi fa ha permesso a due soggetti che nulla avevano a che fare gli uni con gli altri, cioè il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, di formare un governo. E il Presidente della Repubblica ha continuato a parlarci all'infinito dei numeri, dei numeri, dei numeri. Anche in questa circostanza ha dato un mandato al presidente della Camera Fico di verificare se ci sono i numeri per una maggioranza. Io vorrei dire, rivolgendomi al presidente della Repubblica, ma se fosse solamente una questione di numeri, potremmo mettere al suo posto, presidente, una qualsiasi persona, si prende un pallottoliere e verifica se questi hanno una maggioranza in Parlamento oppure no, e se questa maggioranza esiste, affida loro l'incarico. Ma io non credo che i nostri padri costituenti intendessero la Costituzione in questa maniera. Anzi, io sono abbastanza convinto che in questo momento si stanno rivoltando nella tomba per le decisioni che lei ha preso in questi mesi, presidente Sergio Mattarella. Perché vede, presidente, io credo che i nostri padri costituenti intendessero sì che chiaramente in democrazia i numeri contano e che per poter governare bisogna essere una maggioranza, ma io credo fermamente che pensassero anche ad un discorso di qualità, non solo di quantità. Cosa voglio dire con qualità? Se dei soggetti sono da un punto di vista morale, della preparazione, del rispetto, della democrazia, sono idonei a far parte di, un governo, a rappresentare un governo, oppure no? Se due soggetti, come nel caso che abbiamo visto, PD 5 Stelle, hanno delle cose in comune, hanno una politica, una visione della società alla stessa maniera, oppure no? Questo è il grande tema. E d'altronde, Presidente, ammettiamo anche che lei un anno e mezzo fa ci abbia voluto provare se PD e 5 Stelle potessero andare insieme e potessero garantire all'Italia di rimettersi in moto, perché già prima dell'emergenza le cose andavano molto male. La storia cosa ci ha insegnato in questi 18 mesi? Fallimento totale, perché i due soggetti, come era facilmente intuibile, non sono andati d'accordo, divisi su tantissime cose, a partire dal MES, a partire sull'immigrazione, a partire dalla giustizia. Potrei fare un elenco lunghissimo. E poi mettiamoci anche delle questioni di carattere personale, che
che sicuramente si sono evidenziate fra Matteo Renzi, ad esempio, e Giuseppe Conte, ragione per la quale il governo è caduto. Ora, a questo punto, uno si immagina che il Presidente della Repubblica, che un anno e mezzo fa ha voluto provare questa cosa, ha voluto provare se c'era una possibilità che questi due soggetti, dopo essersene dette di ogni, magari nell'interesse del paese, mettevano da parte le loro divisioni, cercavano di parlarsi, cercavano magari di trovare un'intesa, dei compromessi, magari era anche, ripeto, legittimo. Ma se tu hai di fronte a te un'evidenza tale che questo non è successo, tu non puoi venire a raccontare, come hai fatto l'altro giorno, caro Presidente, io parto ancora dalla stessa maggioranza. Questo è quello che non si capisce. In queste settimane ci hanno detto tante volte, gli italiani non capiscono perché c'è la crisi, non capiscono perché è caduto il governo. No, gli italiani non capiscono perché c'è un Presidente della Repubblica che vuol continuare con la stessa maggioranza. Questo non capiscono gli italiani. Questo è il problema. Allora, io piano piano mi pongo un dubbio che credo si pongano tanti italiani, che qui ormai la democrazia è un qualcosa che nessuno più vuole e rispetta, e soprattutto che nessuno più, e sto ovviamente parlando della sinistra, del capo dello Stato, vuole riconoscere che il popolo è sovrano, come sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Questo è il vero problema. Allora, per tornare alla domanda iniziale, ma insomma qualche dubbio sta iniziando a venirci, no? Sul fatto del rispetto, no? Perché se non viene rispettato il popolo sovrano, non viene rispettata la democrazia, ci si vuole affidare a quelli che hanno praticamente distrutto questo paese e l'hanno messo in queste condizioni, maggior numero di morti, siamo gli ultimi per quanto riguarda il PIL, il debito pubblico schizzato al 160%, c'è un disastro totale davanti agli occhi di tutti noi. E di fronte a questa situazione, che decisione prende Sergio Mattarella? Di riaffidare probabilmente il compito a Conte, all'attuale capo del governo. Cosa assolutamente inaccettabile. E quindi è giusta e legittima la domanda del mio amico. Con questo io vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.